stronger than a whale. He can swim anywhere. He can breathe underwater and go flying through the air. The noble submariner, Prince of the Deep, will be wearing any seaman. For Namor of Atlantis is the Prince of the Deep. È un giorno memorabile nel regno sottomarino di Atlantide, perché oggi il principe Namor, ancora una volta, dimostrerà di essere il più forte e il più coraggioso di tutti i monarchi. Ha una forza che nessuno può raggiungere, da qualsiasi parte dell'universo egli provenga. Ed è superata solo dalla sua nobiltà d'animo. Ma mentre gli Atlantidi assistono con orgoglio e gioia all'esibizione del loro sovrano, in un luogo remoto e proibito del reame vi è qualcuno che guarda la stessa scena con odio e malevolenza. Il malvagio scienziato Dentor. Mostra la tua forza invincibile finché puoi, maledetto principe di Atlantide, perché il giorno della vendetta è arrivato. Molto tempo fa mi hai bandito da Atlantide e oggi finalmente avrò la mia vendetta. La tengo qui rinchiusa in questa mano. Dentro questa capsula ci sono i germi di una orribile epidemia. Molto presto tutta Atlantide sarà decimata. Solo tu sopravviverai perché tu sei per metà umano. E quella sarà la mia vittoria. Più deliziosa, sarai un re senza regno, la più solitaria delle creature sotto i mari. Sarà tutto molto semplice. Prima inserisco la capsula nel fucile ad acqua compressa. E poi vedremo a cosa ti servirà la tua forza, grande principe di Atlantide. E mentre la capsula procede dalle profondità abissali e si dirige verso le pacifiche acque di Atlantide, l'ignaro popolo continua ad applaudire le fantastiche gesta del suo sovrano. Non riescono a smuoverlo! Ancora una volta dimostra di avere la forza di 100 uomini! Siamo davvero fortunati ad avere un simile sovrano. Fino a quando il principe Namor siederà sul trono d'oro, Atlantide sarà sempre al sicuro. Ma all'interno del palazzo reale c'è qualcuno che non riesce a condividere la loro fiducia. Il gran visir di Namor, Lord Bashley. Non riesco a liberarmi da questo terribile presagio di pericolo. I nemici sono sconfitti. Atlantide non ha mai goduto di una pace migliore. Eppure, questa sensazione di timore aumenta continuamente. Quella nuvola sulla città è strana. Forse è soltanto un branco scuola di pesci. Oh, oh. Mia signora, cosa c'è? Pietra! È diventato di pietra! È mostruoso! Guardate, un altro! State calma, mia signora. Vado a cercare il principe Namor. Oggi il nostro signore mi sembra in grandissima forma. Che cosa ne pensi, amico? Ma cosa gli è successo? È diventato di pietra. Dire, Atlantide è rimasta vittima di un'epidemia che trasforma le persone in pietre. Raduna tutti i medici e gli scienziati del regno di Atlantide. Dobbiamo trovare un antidoto. Ma dopo poche ore metà del popolo di Atlantide era caduta vittima della mortale malattia, mentre l'altra metà si nascondeva terrorizzata dietro le porte sprangate. Nei laboratori reali, gli scienziati di Namor lavoravano accanitamente per trovare una cura. I nostri libri descrivono questa malattia, Sire, ma non danno nessun indizio di cura. Tutto ha una risposta. Dovete trovare un antidoto prima che tutta la città sia colpita. Sire, venite presto! È un altro disastro. Lo vedo dalla tua faccia. Parla! Lady Dorma. Dorma? No, no! Lady Dorma, mio amore, non tu. È inutile, Sire. Non può sentirvi. Io, Namor, giuro solennemente su padre Nettuno che troverò una cura. Solo Nettuno potrebbe salvarci. È giusto. Devo evocare lo spirito di padre Nettuno. Solamente lui potrà aiutarmi. Allora dovrete toccare il sacro tridente nella camera più segreta del tempio di Nettuno. Allora andrò lì. Certo non potrà rifiutarsi. Ma Sire, il tempio si trova alla base del vulcano Krakatoa.
e solo attraversando la lava ardente a piedi nudi si può giungere al tridente. Avete forse dimenticato che il fuoco è il vostro unico mortale nemico? Non l'ho dimenticato, Lord Bashley, ma anche se dovessi carbonizzarmi non posso più tirarmi indietro. Così più tardi il coraggioso principe si prepara ad affrontare la prova. Ricordate, solo un vero principe di sangue, senza colpa né peccato, può attraversare il fiume di lava bollente senza perire. Così è stabilito. Se non fossi un vero principe di sangue, Lord Bashley, allora perirei e tutta Atlantide perirebbe con me. Ma fino a quando avrò vita cercherò una cura per la mia signora Lady Dorma e per il mio popolo. Riuscirà il principe Namor a sopravvivere al fuoco della lava, il suo unico mortale nemico? Il sacro tridente. Ci sono arrivato. Ascoltami, padre Nettuno. Il mio popolo è in gravissimo pericolo e solo tu puoi aiutarmi a salvarlo. Mi ha ascoltato. Figlio mio, hai dimostrato la tua nobiltà. Ora perché mi hai chiamato? Una terribile epidemia ha trasformato in pietra molti cittadini di Atlantide e non c'è nulla che io possa fare per salvarli. Tu, con la tua grande saggezza, devi conoscerne la ragione. L'epidemia Petra è una grave antica malattia sconosciuta da centinaia di generazioni. Chi nel tuo regno potrebbe riportare alla vita un morbo così terribile? Secondo me c'è solo una mente abbastanza malvagia per farlo. Dentor. Più tardi mi occuperò di lui come merita, ma prima devo salvare il mio popolo. Tu hai anteposto l'umanità alla vendetta. Per questo te lo dirò, figlio mio. L'unica cura è l'atomo X. L'atomo X? Credevo fosse una leggenda. È l'atomo primo, quello da cui tutti gli altri derivano, e ha il potere di guarire da qualunque malattia. Un tempo eri in possesso degli Atlantidi, ma avidità e sete di potere condussero alla guerra civile e con l'atomo tutto sarebbe stato distrutto. Per punizione lo rimandai al suo lontano reame, e la porta di quel reame sarà trovata solo quando tu, figlio mio, avrai nelle tue mani il cubo sacro degli antichi. Ricordo vagamente di aver sentito parlare di questo cubo, ma dov'è che potrò trovarlo? Chiuso nel cuore di un ghiacciaio. Vai a cercarlo, perché solo allora tu potrai salvare il tuo popolo. Partirò subito. Non tornerò finché l'atomo X non sarà di nuovo al suo posto. E così dicendo, il principe Namor si avvia con velocità incredibile, finché milioni di leghe più tardi il freddo scintillio dei ghiacciai gli fa capire di essere arrivato al polo sud. Chiuso nel cuore di un ghiacciaio. Ma quale? Non importa, non mi darò pace finché non avrò trovato quello che contiene il cubo. Eccolo. Lo intravedo là in fondo. C'è solo un modo per arrivarci. Solo il grande Atlantide è capace di usare il suo corpo come un trapano vivente. Ormai è alla mia portata, devo solo prenderlo. Ma quale creatura è mai quel mostro di ghiaccio che mi sbarra la strada? Raggi di ghiaccio mortali! Proprio quello che mi ci vuole per armi. Anche nel cuore di un ghiacciaio sono ancora il signore dei sette mari. E ora il cubo.